cioè la signora finlandese immaginava di venire in Italia e trovare scuole immerse nei parchi, ovviamente la signora non sapeva dove stava andando. Secondo me per bambini è peggiore, per bambini è più difficile stare 6 ore a scuola, non uscire, stare seduti 6 ore, anche per concentrarsi è più difficile secondo me. Andare a sparare sugli insegnanti, sulla scuola in se stessa, no. Il problema è proprio come oggi viene gestita la scuola. Quindi non è legata né al Palorsi né eventualmente a un'altra scuola. Sicuramente ci sono sistemi che funzionano meglio del nostro. Secondo me l'hanno un po', diciamo, un po' ingigantita, è un po' esagerata, perché probabilmente in molte scuole mancano infrastrutture, attrezzature, attività da fare all'aria aperta, magari non ci sono giardini, spazi adeguati. Questo sì, sicuramente non dipende dalla scuola. Io credo che le scuole siano, le professoresse, i professori, gli insegnanti siano super preparati. Ma il tema infatti non è la famiglia finlandese, il tema è il sistema scolastico, perché loro fondamentalmente si sono lamentati del sistema scolastico, motivo per il quale se ne sono andati. Quindi non è finalizzato alla Finlandia piuttosto che, ma al sistema scolastico locale nostro, che non funziona, ma come non funzionano tante altre cose nostre locali. Non so se questa polemica giusta, aiuterà a risolvere il problema, quindi se restano se sterili polemiche è normale che non servono a nulla. Ognuno ha la propria cultura, anche se forse il livello scolastico, come ho già detto, andrebbe migliorato. Perché credo che ovunque è così, giusto? Non è che solo a Paolo Orsi è così, scuola. Uguali sono. È ovvio che le condizioni in cui lavoriamo determinano anche parte della qualità dell'insegnamento. Si parla di questi spazi aperti in cui i ragazzi possano distrarsi e respirare aria pura per poter riprendere l'apprendimento e io sono perfettamente d'accordo. Prenderlo un po' come un consiglio per migliorare le nostre attrezzature, per migliorare le nostre le infrastrutture scolastiche. Perché, ahimè, le nostre scuole sono state realizzate tra gli anni 60 e 70, hanno pochi spazi all'aperto, molte non hanno nemmeno spazi verdi, ma questo non è un problema della scuola specifica, ma di centinaia di scuole nel nostro paese. Basta guardare quali e quante somme sono destinate alla scuola dai governi che si succedono al potere in Italia per capire quanto ciò che dovrebbe essere il fondamento della Repubblica e quindi uno dei settori su cui investire di più sia in realtà poco all'attenzione di chi ci governa.